Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi quando queste vengono stravolte. Il momento che stiamo vivendo, pieno di anomalie e paradossi, fa pensare. Fa pensare, fa pensare. In una fase in cui il cambiamento climatico, causato dai disastri ambientali, è arrivato a livelli preoccupanti, la Cina in primis e tanti paesi a seguire sono costretti al blocco. L'economia collassa, ma l'inquinamento scende in maniera considerevole. L'aria migliora, si usa la mascherina, ma si respira. In un momento storico in cui certe ideologie e politiche discriminatorie, con forti richiami ad un passato meschino, arriva un virus che ci fa sperimentare che in un attimo possiamo diventare i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla frontiera, quelli che portano le malattie. Anche se non ne abbiamo colpa, anche se siamo bianchi, occidentali e viaggiamo in business class. In una società fondata sulla produttività e il consumo, in cui tutti corriamo 14 ore al giorno dietro a non si sa bene cosa, senza sbatti né domeniche, da un momento all'altro arriva lo stop. Fermi, a casa, giorni e giorni, a fare i conti con un tempo di cui abbiamo perso il valore. In una fase in cui la crescita dei propri figli è per forza di cose delegata spesso a figure ed istituzioni altre, il virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni alternative, a rimettere insieme mamma e papà con i propri bimbi. Ci costringe a rifare famiglia. In una dimensione in cui le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente nel non spazio del virtuale, del social network, dandoci l'illusione della vicinanza, il virus ci toglie quella vera di vicinanza, quella reale. Che nessuno si tocchi, niente baci, niente abbracci, ma distanza, nel freddo del non contatto. Quanto abbiamo dato per scontato questi gesti e il loro significato? In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il virus ci manda un messaggio chiaro. L'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi. La responsabilità condivisa, il sentire che dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti circondano e che tu dipendi da loro. Allora, se smettiamo di fare la caccia alle streghe, di domandarci di chi è colpa o perché è accaduto tutto questo, ma ci domandiamo cosa possiamo imparare da questo, credo che abbiamo tutti molto su cui riflettere ed impegnarci. Perché col cosmo e le sue leggi, evidentemente, siamo in debito spinto. Ce lo sta spiegando il virus, a caro prezzo.